E buonasera a tutti, eccoci qui pronti per iniziare, per dare il via a questa fantastica serata. Mi fate sentire un applauso più forte, perché dovete riscaldarvi, perché nel corso della serata ce ne sarà da applaudire. Non soltanto il talento di giovani musicisti professionisti castellanetani che vedrete su questo palco, ma anche la comicità di Gianni Ciardo, che a metà del nostro spettacolo sarà qui con noi, torna a Castellaneta. Io l'ho sempre detto dall'inizio, questo non è solo un concerto, è un vero e proprio spettacolo. La mia banda suona il folk. Rotti gli indugi, come di consuetudine, il saluto ufficiale dell'amministrazione comunale, quindi invito a raggiungermi sul palco il sindaco di Castellaneta Giambattista Di Pippa e l'assessore alla cultura del comune di Castellaneta Anna Molfetta per il loro saluto ufficiale. Ovviamente un evento, vado a prendere il microfono è questo, un evento inserito anche questo all'interno del cartellone estivo L'estate vola. Sindaco, buonasera. Saluto tutti voi, ormai l'appuntamento con i Meridio è un appuntamento fisso e rientra in quella tradizione che vogliono rappresentare, quella tradizione folcloristica fatta di appunto folklore e di costumi da preservare e da tutelare attraverso questi eventi. Adesso non ci resta che goderci lo spettacolo. Ovviamente all'interno di questa tradizione facciamo rientrare anche Gianni Ciardo, che si alterna con il figlio con cadenza ormai annuale, l'anno scorso Renato, quest'anno Ciardo, quindi fa parte della tradizione da preservare. Buon spettacolo a tutti, grazie. Intanto non avevamo dubbi, ho approfittato della presenza copiosa che già mi aspettavo, perché come sempre i Meridio e con in aggiunta Gianni Ciardo non avevo dubbi che la partecipazione fosse così nutrita, e non aggiungo altro perché non sono venuti per vedere noi, presumo, quindi ti lascio la parola e buona serata a tutti, divertitevi. Grazie, salutiamo anche l'assessore Francesco Rotolo che vedo qui in prima fila, e che siete tutti al buio, io non vi vedo. Se volete potete rimanere con me sul palco, no, perché chiamiamo, non per ballare la pizzica, magari, però perché chiamiamo nel frattempo anche Fedele Massimiliano Pavoncelli, prego, con me sul palco, Fedele Tamburrano, perché il sindaco l'ha anticipato, prego. Ovviamente su questo palco questa sera vedremo i Meridio e ascolteremo i Fonetica, quindi vogliamo, allora, ecco, sì, chi meglio di voi in poche parole, infatti, sì, può presentare. Di essere breve, ti rubo, diciamo, il microfono per qualche minuto, perché devo, diciamo, fare dei ringraziamenti per realizzare tutto questo. Ci siamo avvalsi della collaborazione, diciamo, di tante persone, e la prima cosa che voglio fare è ringraziare voi, il pubblico. Grazie per essere qui, perché vedere, diciamo, una cornice così di pubblico spettacolare ci dà la forza e l'energia di continuare, perché la vera forza siete voi e per noi è importante avere un pubblico che ci segue. Per realizzare tutto questo dobbiamo dire grazie anche ad Anna, perché quando abbiamo avuto l'idea di fare lo spettacolo lei ha fatto un nome, Gianni Ciardo, e diciamo il merito è suo, ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e quindi questa sera lo avremo qui, il vero mattatore, diciamo, della serata sarà lui durante l'intermezzo. E quindi io, Anna, voglio ringraziare il sindaco di Castellaneta, Giambattista Di Pippa, e te, assessore alla cultura, Anna Molfetta. Però qualcosa la vogliamo dire? No, io sono legata a Gianni Ciardo
cioè nel senso ho dei ricordi, sono un po' vintage e quindi Gianni Ciardo fa parte veramente della tradizione così come Toti e Tata, insomma, fanno parte di quella pugliesità che ci appartiene, che è una pugliesità leggera unita alla vostra, alle vostre radici che sono altrettanto legate alla pugliesità, mi è sembrato un connubio assolutamente perfetto, per cui sono estremamente contenta di questo risultato e direi che insomma il risultato è anche visibile rispetto al pubblico, quindi grazie mille. E allora grazie Anna, rimanete con noi un attimo, io diciamo sto vedendo molti ragazzi e li voglio salutare perché si sono affezionati a noi, sono i ragazzi del centro diurno cooperativa Nuova Luce che stasera sì stanno salutando, grazie per essere qui, loro sono diciamo degli spettatori speciali, anzi c'è stato qualcuno che si è lamentato perché abbiamo anche avuto l'idea di fare una corsia preferenziale da quella parte e si sono lamentati perché hanno fatto un giro in più, ma pensate, questi ragazzi ogni giorno fanno 100 giri in più e non si lamentano, di questo appunto io volevo spendere una parola e alla fine volevo ringraziare Massimo Pavoncelli che fa parte del direttivo ormai da anni e lui comunque è la nostra forza e quindi Massimo a volo ti passo la parola perché deve iniziare lo spettacolo. Ok sarò brevissimo, grazie, buonasera a tutti e sei stato molto gentile con queste tue parole e diciamo che la musica è fatta anche di tecnologia. Quindi oggi avere l'informatica, l'elettronica dalla nostra parte è un punto in più. Oltretutto far parte di questo gruppo di giovani artisti, sono tutti piccolissimi, dai 16 ai 26 anni, sì. Per cui sono artisti laureati anche al conservatorio alcuni certo. Che studiano al conservatorio, per cui è un onore per me far parte di questo team così, così forte. Grazie mille, e ci siamo, inauguriamo ufficialmente questa serata con un gruppo, sono quattro giovani con grandi capacità. Lo diceva prima Massimiliano e anche Fedele, non solo sono studiosi della musica, sono innamorati di quello che fanno. Sono ragazzi che, li ho visti con i miei occhi, trascorrono i loro pomeriggi nella famosa sala prove, ok? Tra strumenti, cavi, mixer, sono lì. Alcuni di loro appunto, sia tra questo gruppo che poi anche il successivo, sono già laureati o studiano ancora al conservatorio. Chiamo prima i loro nomi e poi il nome del gruppo. Al piano Giovanni Paolo Favale, voce Cristina Murgiano, al basso Vincenzo Surdo, alla batteria Fabiano Pavoncelli, signori i Fonetica. Buonasera Castellaneta! Noi siamo molto felici di essere qui stasera con voi e vi terremo compagnia con un po' di musica, diciamo, dei classici della musica italiana. E questo è Il cielo in una stanza.
non ci fosse più. Cavalieri dietro di me, alla tastiera Giovanni Paolo Favale, vai Gio. Grazie. Il prossimo brano si intitola In cerca di te. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa
no, no. Ogni viso guardo e non sei tu. Ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti seguirò e ti troverò. Io cerco che più non ho, cercando te, sognando te, che più non ho. Grazie. Prossimo brano è un pezzo funky di Pino Daniele e si intitola Yes I Know My Way. Vale la pena tentamba poco con papá. Si andava così, non dare a nessun, fate fatte due masi a soffrire calcia con re. Si andava così, mi ti credo ero sol, perché non sapeva dove avrida, dove più calore. Due masi a soffrire caccia con re. Si andava così, mi te creduro solo, perché non sapeva dove vedere, dove più calore. Grazie. Noi vi lasciamo con questo brano, ed è un brano di Lucio Battisti. Si intitola Con il nastro rosa.
state con noi, eh. Seguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, già vedevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un normale doppio senso, mi hanno allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e son restato. No, sì. Eccoci, allora. Noi eravamo là dietro le quinte a cantare e ballare, ma è solo l'inizio e i Fonetica torneranno su questo palco tra poco, ma io ho fatto una promessa fedele, quella di presentare i Meridio come si conviene. Inizio subito. La mia banda suona il folk. Ve lo dicevo prima, è l'evento, la punta di diamante di una programmazione che fa parte di un progetto, si chiama Diversamente e Musica, ed è un progetto che l'associazione Meridio, pensate, ha candidato a finanziamento nell'ambito dell'avviso Puglia Capitale Sociale della Regione Puglia e lo ha vinto, quindi la Regione Puglia, che prima lo anticipava anche il sindaco, in generale la regione, l'amministrazione ha questa volontà di riscoprire e tramandare le tradizioni del passato. Ed ecco che i Meridio hanno intercettato, già impegnati per anni in questo, ma hanno intercettato questa volontà candidando questo progetto. I Meridio infatti nascono prima di tutto come associazione, e poi ovviamente anche come gruppo di musica popolare. Vi invito sin da ora a seguire le pagine ufficiali del progetto, la pagina ufficiale dei Meridio, perché già da maggio i ragazzi del centro diurno già lo sanno, so che avete fatto già le lezioni, lo so Deborah, lo so, ti ho vista su Facebook, ti ho vista. Quindi continuerà tutto a settembre per tutti ragazzi, giovani,
meno giovani, ci saranno lezioni in vernacolo, lezioni di tamburello, insomma sarete informati di tutto sulle pagine appunto ufficiali Instagram e Facebook dei Meridio. Ora arriviamo alla presentazione fedele, quella del corazon, quella che ti ho promesso. Perché abbiamo parlato tante volte questa sera di passato, di tradizione. Il passato ci dice da dove veniamo, il presente ci dice chi vogliamo essere e il futuro dove vogliamo andare. I ragazzi dei Meridio mettono insieme queste tre dimensioni, il passato, il presente e una visione del futuro, per non dimenticare quello che è stato. E allora diamo il benvenuto ad Antonio Di Natale, tamburellista e voce. Vorrei un applauso per ognuno di loro, perché loro poi fanno la loro entrata. Alle sorelle Malia, alle sorelle Falceglia, le ballerine, a Miriam Montelli, violinista, a Walter Casucci, chitarrista, Giuseppe Palmisano, flautista, alla chitarrista e voce Floriana Rizzo. E un applauso grande a Ciccio Raguso. Io ricordo ancora quel giorno di tanti anni fa in cui Ciccio venne da noi in redazione e disse, perché lui, no, gli piace anche fare i video, disse: ragazzi, io voglio fare musica, io voglio provare a inseguire il mio sogno. E possiamo dire che ce la sta facendo, signore e signori, i Meridio. Sulla mani, signor, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie per essere qui. Buon divertimento. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'Anfiteatro. Che bello, è davvero bello vedervi qui. Permettetemi di ringraziare un mio grandissimo amico, in realtà amico di tutti, che ci dà un forte supporto e organizziamo tutto anche grazie a lui, Fedele Tamburrano. Un grande applauso, che per Castellaneta fa tanto, al di là dell'amicizia con tutti quanti, fa davvero tanto, e quindi un applauso ancora più forte, visto che me l'avete fatto prima, permettetemi, no? E poi anch'io volevo salutare, oltre tutti quanti voi, i ragazzi del centro diurno. Grazie per essere qui. Che poi ci vedremo. Poi dobbiamo fare gli altri corsi, le tarantelle, il tempo che si rinfresca un po' l'aria. Bene, signori, che vi devo dire? Buon divertimento. Buon divertimento e buon ascolto, buon tutto. Prego, maestro. Ci vuole, torniai e cari lui.
me ci vuole re, dimmi a me, dimmi a me, dimmi a me ci vuole re, dimmi a me, dimmi a me, dimmi a me ci vuole re, dimmi a me, dimmi a me, dimmi a me ci vuole re. Grazie, grazie. Allora, vi racconto una cosa. Un po' di anni fa, un pomeriggio, ero a casa di una mia grandissima amica e così mi fece leggere una poesia in dialetto castellanetano e così tutti insieme, con i ragazzi, decidemmo di unire a questa poesia una musica. Bene, la mia amica questa sera è qui e più tardi salirà con noi sul palco per un'altra sorpresa. Intanto però la salutiamo. Signore e signori, Maria Carla Cassone. Facciamole un applauso alla professoressa. Dopo salirà qui con noi. Il brano si intitola A Gravina Nostra ed è stato uno dei primi che abbiamo scritto quando eravamo più piccoli. Prego. Cito feina passi e tu mure cibo e ta faccio da rete a cussari non se vecchio credita a me lo spettacolo potite vedere. Cito virna di una filippina sempre bella sta gravina che tanta chianda profumeta per proprio una signora in canna che sulle mani tutti quanti vai. La bellezza soi è selvaggio e crescente giovolo coraggio ma quando sono già te che loro per un quadro tu meglio battore ci devirna di una filippina è sempre bella sta gradina per tanta chianda profumeta per proprio una signora canna che suoni. Proprio bella sta gradina, capera maestà di una regina, a guardarla da su sei impressionante, e in misura sotto un gigante, ci dovirna di una filippina, è sempre bella sta gradina, tanta chianda profumeta, per proprio una signora cannacchetta, che tanta chianda profumeta. Profumeta, vera propria una signora in cannacchetta. E non capisci che vota, che succede, che la casa vedo e non credo, e non credo. È nata una creatura, è nata un'ira, e a mamma chiama Giro, e si signoro chiama Giro. E si signoro chiama Giro. Se pure Giro, se, se pure buono, se. Che tu chiama Ciccio Buono, che tu chiama Peppo Giro, chi lo fa te nira nira, nira nira come a te. A questo il ritornello lo possiamo cantare insieme, è facile. E se ne vede una migliaia. E a volte basta sola, una guardata, che la femmina è rimasta. E sotto un bot impressionata. Vai! Se una guardata, se, se una impressione, se. Ma trovando a mo' che sta, che ha compiuto un buono tiro, chi lo fa te mira, 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 mira. Sulle mani tutti vai! Non vi vediamo, anche sopra. Ciao, ciao, ciao.
giù spiegare. E chi sto fatto giù spiegare? Ando pasti in Ucraina, Ucraina cresce, riesce o non riesce, vuoi sempre grana e chi la che esce? Signorine, capo di china, fanno amore con marrucchine, marrucchine s'avvota nell'anza, signorine capanzanna, American Express, da modo dalla cavaca presso, si muove in Napoli, se mette in mano a dopo, a ieri sera piazza tanto stomaco mi era vacante, cino ieri contrabbandi, già mostavo capasà, caramella papà, sigaretta mamma, biscotte e panchine, tu e dolore signorina. Grazie. Allora, dovete sapere che uno dei nostri verbi preferiti è tramandare, no? Ci siamo impegnati molto in questi anni in tante iniziative per promuovere appunto il nostro territorio, le nostre tradizioni, quello che facciamo, no? E uno dei progetti finalizzati appunto a tramandare, questa sera lo portiamo sul palco. Anche grazie ai fondi del PNRR di musica dell'Istituto Filippo Surico di Castellaneta. Quindi, signori e signori, direttamente da Castellaneta, una rappresentanza delle alunne dell'Istituto Filippo Surico. Facciamone un applauso forte. Una piccola rappresentanza, no? Buonasera, buonasera. E quindi suoneremo insieme un brano tradizionale made in Castellaneta, che abbiamo scritto e riarrangiato in questi anni. E quindi, cari signori, il passato lo portiamo nel presente e ora lo interpretate voi che siete il futuro. Vai Walter, attacca maestro. Chiaramente potete aiutarci con le mani. Ciao, ciao, ciao. Però non vi sentiamo tutti, anche sopra. Ciao. Sabanafè, sabona marate, mangulit sabanafè. Luci e rossine carme, l'amore quando vena salute sanavè. Luci e rossine carme, l'amore quando vena salute sanavè. Luci e rossine carme, l'amore quando vena, salute se ne ve. Luci e rossine carme, l'amore quando vena, salute se ne ve. Luci e rossine carme, l'amore quando vena, salute se ne ve.
Fuma balla, una botta da chitarra mi dà la vecchia come balla. La vecchia quando è vecchia, la guarda loro perché la mitta l'umulina e pita la vecchia come macina. La mitta l'umulina e pita la vecchia come macina. Luci e rossine Carmella, amore quando vena, salute e serve. Luci e rossine Carmella, amore quando vena, salute e serve. Bravissime! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono io. Signori, tutti insieme, questa la conoscete. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare.
Grazie. Ti sei fatta una veste scullata, un cappiello con nastro e rosa. Stivo miezza a tre o quattro sciantoso e parlavo francese così. Fu la triera che t'ha incontrato, fu la triera tu l'hai ignorsi. T'ha voluta bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente pensa a me. Regine, quando stivo con me, non mangiavo capane e cerase, noi campavamo di vase e vase, noi cantavo e chiagnivo con me, noi gardilla cantava con tiga. Regine, ovo bene a sturre, ci proviamo insieme. T'aggio voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, mo non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente parle me. Oi Gardil, a chi aspetta stasera, non ho vita già aperta gaiola, reginelle volate tu vola, vole canto non chiagnere ca, te truana patrona sincera, che più degne sentirte e cantare. T'aggio voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, mo non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente chiama me. Vai insieme. T'aggio voluta bene, m'hai voluto bene a me, mo non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente chiama me. Grazie. Grazie. Beh, che dite? Ci movimentiamo un po', facciamo un brano così, una cosa così, tanto per cantare, che dite? Dai, oh, fao? E dai, andiamo, vai. Attacchi, maestro. Una canzone tanto per cantare, per fare qualche cosa qua. Siamo venuti qua all'anfiteatro, non c'avevamo niente da fare stasera, famo sta canzone. Basta la salute, un par di scarpe nuove e mi accompagno da me, dai. Per fare la vita meno amara,
mi so comprato una chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento il cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far sta serenata, ma solamente a far maniera. De fammi il sogno a prima sera. Canto per cantare, perché mi sento un fiscico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Sospirava le canzoni mie e marincoglio li va le bugie. Cielo si scolora, di me nessuno si innamora. Grazie. Con latte buone a cioccolato e dolce, e pura camomilla bene fa, rinfresca l'orzio, vino fa felice, e sull'acqua seta fa passare. Ma un milione gente e Napoli come a me non vogliono sapere niente e campano col caffè. Ah, che bello caffè sulla Napoli sanna fa, e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Ah, che odore caffè e se sento per sta città, che nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasci tu sei tu bebè, che dice un buen buen, un po' che caffè, e l'inglese si scorda do te, si viene a sapere, spesso cade. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e a così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, s'accanto se scappo se bevo caffè. Thank you.
bevevero caffè, se trova scusa, io l'ho franata e la te l'ho fra me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, son casse e tazze e son cappene tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama, aspetta un momento, volimmo c'è un caffè. Ehi, ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che odore caffè, e si sente per sta città, e dal buso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento pepe, che dice un quen un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere l'espresso che a te. Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa, e a così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scappa, se bevo caffè. Fai una tazza buonata, saccata, se scappa, se bevo caffè. Come già detto prima, tramandare, no? Ma noi, pur da qualcuno, dobbiamo attingere, no? Chi meglio, dunque, da chi l'ha fatto prima di noi? Nelle scuole, nel teatro, nella musica, come facciamo noi? Signori, la professoressa Maria Carla Cassone. Un applauso. Dove sei? Dove sei? Arriva a... Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah, eccoci qua. Buonasera. Come stai? Eccoci qua. Allora, Maria Carla, questo è il tuo microfono. Questo è alto? Abbassiamo un po'. Facciamo un altro applauso a Maria Carla, più forte. Va bene? Sì. A posto. Ciccio, voglio spiegare, nella canzone A Gravina Nostra, lui ha cantato una frase, a signora in cannacchete. Penso che nessuno sappia il significato, perché è una parola scomparsa, non esiste più. E vi dico l'origine, deriva dall'arabo hannah, che significa gioiello, quindi la gravina è una signora ingioiellata. Questo è il significato. Che chicca. Ti lascio agli ospiti. Grazie. E questa è l'eredità degli arabi che insieme tante parole ci hanno lasciato, come pure Ujolep, per esempio, una parola di origine araba. Ora, stasera, voglio ricordare alcuni modi di dire che usavano i nostri nonni, di cui però non si conosce più l'origine. Perché sono nati, come sono nati questi modi di dire. E vi racconterò l'aneddoto che è all'origine, insomma, un fattarid praticamente. Il protagonista del primo fatterello è un giovane parroco che chiameremo Don Filippo, che ha preso il posto del vecchio parroco. Dopo essersi installato nella canonica, si informa sull'andamento della vita parrocchiale, si informa, chiede, si vuole rendere conto. A un certo momento però si accorge di una cosa strana, e cioè che l'olio della lampada davanti al quadro della Madonna col bambino dura pochissimo, neanche due giorni. Si incuriosisce, dice: io voglio scoprire questo mistero. La sera, dopo la funzione religiosa, si nasconde dietro il quadro. Dopo un po' vede arrivare, sapete chi? Il sacrestano, con un piccolo recipiente in mano, che si inginocchia devotamente davanti al quadro della Madonna e dice: Madonna me, posso pegheno pic de vecchio? Il sacrestano, forte, sa che chi tace acconsente, quindi prende l'olio e se ne torna a casa.
La sera dopo, stessa scena, stessa richiesta. Madonna me, pozzo peggieno pic de weg. Il parroco da dietro il quadro dice no. Il sacrestano, uè, citto tu, camabato cuman. Un altro fatterello. Il vecchio parroco, che Don Filippo ha sostituito, non voleva più sentire dalle parrocchiane in confessione «Padre, ho tradito mio marito». Non lo voleva sentire. E allora ha detto «Voi mi dovete dire, padre, sono scivolata vicino alla fontana». Don Filippo, quando è subentrato al vecchio parroco, non sa di questa frase in codice e decide, e dopo aver sentito in confessione, padre, sono scivolata vicino a fontana, padre, sono... dice, oh, qua bisogna fare qualche cosa, va dal sindaco per segnalare l'inconveniente in modo che venga riparato questo guasto vicino alla fontana. Il sindaco, che conosce la frase in codice, quando il Don Filippo dice, sindaco, qui bisogna aggiustare vicino alla fontana, scoppia a ridere, gli ride in faccia lui e tutti i consiglieri. Don Filippo rimane stranito. Dice, sindaco, che tua moglie è scivolata 3 volte. Vabbè, l'ho detto in italiano, però è in dialetto. E l'ultimo fatterello che vi racconto stasera. Una sera Don Filippo viene chiamato al capezzale di un suo parrocchiano ormai in fin di vita. Si tratta di un vecchio notaio, avaro, raspone. In dialetto diremmo raspone, ruzzone e canucchiere. Sono 3 termini, tutti che indicano l'avarizia. Questo vecchio notaio avaro non aveva mai voluto sposarsi né avere l'elettricità e l'acqua corrente in casa. Viveva come un barbone, ricchissimo, ma viveva come un miserabile. Don Filippo si presenta a casa del notaio per somministrargli l'estremunzione. Ecco il dialogo che si svolge fra i due. Notaio, sempre diffidente, il quale crede che Don Filippo è andato a chiedergli un'offerta. Don Felì, quindi è moribondo, quindi infine. Don Felì, c'è volit? No, non voglio niente, notaio, anzi voglio darti qualcosa. E ce sarebbe? Devo ungerti con l'olio santo per dare grazia e forza spirituale alla tua anima. Sapei? E allora io giungo tutto. Grazie, buona serata a tutti. Grazie Maria Carla, grazie mille. Passione ardente ti prese cuore e mente, con grande bastimento in America ti portò. Lui tango con le braccia e la cinco, stretta al cuore io la tengo per non lasciarla più. Io la scimo, stretta al cuore io la tengo
per non lasciarla più. Era un omaggio a Rodolfo Valentino, un applauso anche a lui. La comicità della nostra terra ha un nome e un cognome. Signori, a voi Gianni Ciardo! Gianni Ciardo! Buonasera, maestro. Cosa tu sta, mio vecchio paese? Non cresce l'erba, ma sto nelle pulizie. Sì, ma me che tu continente, e ci faccio ma stata da te. Tocca, 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 sanno una data verma con la cazzata da fascia, cazzo le trito, ma non la so. Siamo venite in per me che mi chiede che ma colente, siamo venite per samazza, perché la noce che la camma, senza dove per la stella partita, se torna le volte che la c'è vedo le giovani a cor corsa d'ostano mio vecchio paese,
non cresce né, ma sto nelle Pugliese. Sì, ma me che tu continente, e ci faccio, ma sta tarante. Tocca, 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 sta mattata la verba cocca, la cazzata facciaca, detene tos, ma non la to. Quell'altezza, chi deve venire? Brunetta stasera qua. Aspetta, un po' di vasellina. Forse non se ne viene perché si affeziona. Però sa, va bene, sa, prova, si sente? Anche i giudei che stanno là sopra, sì. Ah, buonasera, benvenuti, complimenti, bella casa. Un po' alla volta dai sacrifici si fa tutto, e perciò volevo salutare il sindaco che grazie a lui diciamo è stata organizzata questa festa, perché questa è una festa vera e propria con questi i Bee Gees che stanno suonando, che voi che ascoltate, e vi vedo numerosissimi, anche perché non si paga, che se si pagava non gestiva neanche un complimenti, veramente bravi, bravi. Vabbè, io scherzo sempre perché diciamo l'importante è scherzare, poi d'estate sicuramente c'è qualche voi so che la maggior parte è di Castellaneta, però so che c'è anche qualche italiano in mezzo. Ma c'è la distinzione, c'è la distinzione ancora. Non è vero che l'Italia è tutta unita, tutta unita, stanno ancora le differenze, stanno i nordici e i sudici. E io sono orgoglioso di essere sudicio insieme a voi, veramente, complimenti. Prima ho fatto i complimenti a dire che si usa quando uno arriva a una parte, a prima cosa che dice, mo, complimenti, bella casa. Mo, è capitato, no, che qualche volta che siete andati a casa di qualcuno, manco un tipo dice buonasera, buonasera, bella casa, bella casa. Non so, ma voi, no, questa è un'usanza che noi abbiamo, che poi quando noi andiamo, se ci fate caso, quando andiamo la prima volta a casa di qualcuno, manco un timbre ti dice buonasera, il padrone di casa ti prende il braccio e dice vieni, facci vedere la casa. E dobbiamo vedere la casa, a forza, ma vedere la casa, io la casa non la voglio vedere. Dice, no, ma io non la voglio vedere, no, la devo vedere, la casa la devi vedere. E te la fanno vedere tutta, stanza per stanza, è un'usanza che noi abbiamo, sicuramente a voi è successo, vieni ti faccio vedere la casa. Allora mi ha detto tutto, stanza per stanza, vieni, apri la porta, vedi, questa è la cucina. Questa è la cucina, sì, nah. Poi tu devi fare la faccia della circostanza, questa è la cucina, sì. Cioè voi qua cucinate, sì, nah. Vieni, che ti faccio vedere il tinello. Il tinè, cos'è il tinello? Che c'è. Eh? C'è a dire. No. Sì, dopo. Come si chiama? Il tinello sarebbe la. Che cazzo dici? Scusate che mi è uscito questo termine, cazzo. Che è un termine che voi sapete tutti, ma non è una parolaccia, attenzione, questo termine cazzo molte volte si pensa che venga unificato al sesso, invece non è vero, è un intercalare che noi abbiamo. Faccio un esempio per farvi capire che la parola cazzo non è una parolaccia. Allora, a Castellaneta, per farvi un esempio, la mattina, per esempio, se una mattina a Castellaneta si alza la mattina, apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, mo, che cazzo di giornata. Se invece una mattina a Castellaneta si alza la mattina, apre la finestra, non è una bella giornata, ma è una brutta giornata, non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Che ho fatto? L'ho spostato. Oddio signore, ognuno se lo mette dove. Cioè, stavo dicendo la differenza fra il tinello e la stanza da pranzo.
no? Qual è la differenza fra il tinello e la stanza da pranzo? Il tinello è un tavolo rettangolare con quattro sedie, due da una parte e due dall'altra. La stanza da pranzo è un tavolo rettangolare con sei sedie, due da una parte e due dall'altra, una capotavola e l'altra capotavola dall'altra parte. Io lo so perché mia madre comprò il tinello tanti anni fa e io fui contento, dici ma il tinello è preso, ma finalmente ci possiamo sedere. E mia madre dice no! E dice perché? Quel serve, ancora viene qualcuno. Cioè viene qualcuno si può sentire. No, no. Questa è usanza, che, e questo è il tinello. Poi dice, pure un gabinetto non fa vedere. Vieni, ti faccio vedere il bagno. Vabbè, il bagno non lo voglio vedere. No, devo vedere il bagno. E ti apre la porta, questo è il bagno. No, beh, questo è il bagno, sì. Nah. Cioè qua voi entrate quando dovete vomitare. Sì, bellissimo. E la stanza da letto, pure la stanza da letto. La stanza, che c'è da vedere nella stanza da letto? Il che sta? Il letto matrimoniale, l'armadio, come? No? E poi in provincia specialmente, io lo so, in provincia il letto matrimoniale, al centro del letto matrimoniale, la pupa cuè che c'è, che deve stare là, che è quella della zia Teresa che è morta 80 anni fa. E ne che la leva la cazzo della pupa da là. Questa. E questo fa parte delle nostre usanze. Questa è la nostra maniera di essere, come che noi abbiamo, noi in Puglia abbiamo, noi non solo in Puglia, cioè noi qua pugliesi ci possiamo vantare rispetto agli italiani, perché noi possiamo esprimerci senza i termini, con i suoni, con i suoni. Nah, come, oh, nah. È come, no. Anche l'espressione, io sono arrivato a Castellaneta, no, per far vedere che poi l'affezione è forte. Sono arrivato a Castellaneta, mi sono fermato in un bar a prendere il caffè. Allora, no, veramente, stasera. Allora mi sono messo al bar e dico, buonasera, per piacere mi fa un caffè. Stava il barista, stava girato. Si è girato e mi ha visto. Appena mi ha visto, ha fatto a me... che sarebbe l'espressione, ma tu guarda qui chi c'è. Lui non ha detto, ma guarda qui chi c'è, ha detto, che sarebbe la traduzione. Poi mi ha chiesto scusa, ha detto, madonna, chiedo scusa, lei è Gianni Giardo? Sì, madonna, dalla faccia me ne sono andato. Questa, che, poi, cioè, che vuol dire, dalla faccia me ne sono andato? A dov'è? Cioè, tu mi dai uno, pidele mai, a dov'è? Questa espressione. Poi, qua, qui, che stavo là dietro, mentre stavo lì, due signore si sono avvicinati. Una ha venuto vicino a me, e faccio, ehi! Chi è? Com'è chi è? E non mi saluti, la signora. Io dico, signore, non ci conosciamo. Com'è non ci conosciamo? E com'è? E non mi saluti. Io sono detto, signore, non ti ho visto, non lo so, ma tu chi sei? Aiutami, chi sei? Com'è? Non mi hai riconosciuto. Ci ho visto un sacco di volte alla televisione. Questo fa parte della nostra filosofia, il nostro modo di essere filosofi. Per essere filosofi non occorre essere filosofo. Per fare filosofia non occorre essere filosofo. Noi pugliesi siamo tutti filosofi. Cioè, stanno due tipi di filosofi qua. I due tipi sono, quando uno dice quello, quello è filosofo, è un tipo. Poi se l'altro tipo dice quello, quindi è filosofo. Che è l'opposto del filosofo. Però il filosofo, vedi, ecco, noi facciamo filosofia. E ripeto, per fare filosofia non occorre essere filosofi. Voi non avete idea quanti filosofi stanno sparsi in mezzo alle campagne che fanno i proverbi, dicono le cose, eccetera, eccetera. Quindi senza essere filosofo. Che poi il filosofo, chi è? Chi è il filosofo? Ecco, il filosofo, che è? Il filosofo è uno che pensa. E che cosa pensa? Pensa le stesse cose che pensano gli altri. Però poi lui pensa, ma gli altri pensano le stesse cose che penso io? Non penso. E pensa. E a pensare ti viene l'esaurimento nervoso. A pensare, troppi pensieri. Per dire, diciamo, di questo nostro modo di essere, questo che poi il progresso che ci ha portati a...
anche se il matrimonio è una cosa bellissima, beati coloro i quali sono già sposati. Chi, no, chi non è sposato si sposasse. Signora, lei è sposata? Signora, a te, ci tengo l'electrocute che da qua, da qua. A te, tu sei sposata? Con chi? Con tuo marito? Me. Da quanti anni sei sposata? 30. Di, getta il veleno, da quanti anni? Da quanti anni sei sposata? 30 anni? 30 anni, pensa con? Figli avete? Quanti? Due volte avete? Avete fatto due volte soltanto? Sempre con quello lì? Ma fai acqua cada a volte, cioè, si avanza, diciamo. Vabbè, come, e no, e come va la vita matrimoniale? Ebbene, sì, vabbè, ci va a dischia. Benissimo. No, per dire che ce va bene, però so che molte coppie che non sono sposate, sono compagni, ma va benissimo lo stesso. Perché l'importante, perché comunque, mo, a parte tu, benissimo o non benissimo, il matrimonio è una cosa bellissima, è vero o no? Perché il bello del matrimonio va detto, io parlo per esperienza personale, perché il bello del matrimonio, vedi, ecco, di bello il matrimonio, vabbè, adesso non c'è neanche molto tempo da dire per cosa c'è di bello il matrimonio. Il bello del matrimonio è quando, vedi, ecco, ecco, allora di bello il matrimonio sta che... Madonna, Stefano, a cosa di bello matrimonio? Vabbè, mo non mi vengo. Però mo che mi viene, lo dico. E quindi voglio dire, è una cosa bellissima. Vabbè, comunque ognuno ha i problemi suoi, diciamo. Perché non tutti si hanno le cose. Ecco, per esempio, questo è un altro termine che noi usiamo quando non sappiamo chi ci cazzo mai dice. Allora, voglio dire, è cosa. C'è cosa. È cosa. Oppure quando dice, lo so, come una cosa e l'altra. O è una cosa, o è là. E ci esprimiamo così, con questi suoni, queste espressioni che abbiamo, che sono in italiano, ma sono dialettali, capito? Come anche, ecco, che poi il dialetto va rispettato. Perché il dialetto va rispettato, non è vero che il dialetto, non si parla di dialetto, no, non è vero, il dialetto va rispettato, perché il dialetto è come il latino. Il dialetto ha le declinazioni, il latino ha le declinazioni. Che ha fatto il latino? Sa cosa sono le declinazioni, no? Nessuno ha fatto l'altro, tutto ciuccio. Il latino, le declinazioni sono rosa, rose, rosam, no? Lo stesso c'è il dialetto. Il dialetto c'ha le declinazioni, c'ha il plurale, c'è il singolare, c'è il maschile, il femminile. Faccio un esempio. Allora, la signora... Quella, signor, chiedo scusa, dico quella. Allora, quella in dialetto si dice ked. Ked è singolare femminile lontano, ked. Poi c'è kes, che è singolare femminile vicino. Ked, singolare femminile lontano, e kes, singolare femminile vicino. Plurale è, non è più ked, ma è kid femminile. Kid, plurale femminile lontano. Poi c'è kiss, plurale femminile vicino, uguale al maschile. Kid femmine, kid maschio. Kid femmine, plurale femminile lontano. Kid maschio, plurale maschile lontano. Kiss femmine, plurale femminile vicino. Kiss maschio, plurale maschile vicino. Capito? Quindi, ked singolare femminile lontano. Kiss singolare femminile vicino. Could singolare maschile lontano. E poi c'è il resto, diciamo, a chi ce l'ha. Chi non ce l'ha, s'arrangia, diciamo. No? Vabbè, mo, chi non ce l'ha, subito mi viene in mente Nikita, Niki Vendola. Io lo chiamo Nikita in confidenza, diciamo. Vabbè, mo sta in convalescenza, che si è partorito da poco. Allora sta in convalescenza, ma comunque perché sta incendo al re. Comunque per dire, diciamo, che poi ecco, è l'amore è libero, non c'è da criticare, non c'è da vedere. L'amore è libero, diciamo. Pensi che
la signora è così libera che sta spassata a culo. E non ce ne stavano più cristiani. No, voi da qua non lo vedete quello là, però voglio dire, e sono cose da... E niente, fa parte che oramai il progresso ci ha portati a fare di tutto. E colpa, causa, ecco, perché le colpe non vengono date, ma sono le cause, la pubblicità, la televisione, ecco, la televisione, la pubblicità, che io la vedo sempre, la pubblicità, mi piace vedere la pubblicità. Sai che vedo? Ma mi sono fissato e me la vedo sempre. Non so se l'avete vista, fanno la pubblicità alla televisione delle vasche da bagno con lo sportello. L'avete vista? No, quella è pericolosa per uno che ha problemi motori, una persona anziana che rimane solo in casa, che decide di farsi un bagno, è pericoloso. Allora metti che sta una persona anziana a casa, che rimane solo, la moglie è uscita a fare la spesa, la figlia si è spassata, eccetera, eccetera, e decide di farsi un bagno. Allora che fa? Va nel bagno, riempie la vasca da bagno, piena d'acqua, mette un bagno schiuma, poi con la mano fa... E monta tutto sul bagno schiuma, contento cristiano che se la fa un bagno. Come vede tutta questa schiuma così, decide, apre sportello per entrare... E succede un manicomio, la casa viene tutta allagata, un cristiano preoccupato, ancora viene la moglie, dice, madonna, ci si cambia. Allora comincia ad asciugare tutti, la fatica enorme, prende asciugamani, materassi, tutto quanto per asciugare, eccetera, eccetera, fino a che asciuga tutto. Però il bagno lo vuole fare, allora che fa? Entra prima lui dentro la vasca da bagno, chiude lo sportello e lì riempie la vasca un'altra volta. Riempie la vasca fino al bordo così, mette un bagno scuro e si fa, finalmente si fa il bagno, quindi attenzione, si fa il bagno. Poi finisce il bagno, gli apre il sportello, passa una volta, punto, a capo. Quindi attenzione quando usate queste, se avete delle persone anziane, curatele, andateli dietro, cercate di starli vicino, eccetera, eccetera. Allora è così. Che noi usiamo come terminologia, ripeto, come stavo dicendo prima, ci sono dei termini che sono in italiano, ma non sono, cioè in italiano che non è dialetto, non è italiano, ma è dialettale, che noi usiamo convinti di parlare in italiano, però fino a un certo punto, dopodiché non ha nessun significato, tipo, se noi vediamo che sta qualcuno che sta per cadere, diciamo, ehi, ancora cadi, che in italiano non esiste. Ancora cadi dovrebbe essere la traduzione di attenzione perché potresti cadere da un momento all'altro. Però non stiamo a perdere tutto questo timba, diciamo uno, attenzione perché diciamo, vedete, ehi, ancora cadi. Questo è successo a me, però personalmente le cose sono vissute. A Roma è successo, che stavo camminando per strada, ho visto, stava una signora seduta su una panchina e stava il bambino sulla panchina e la mamma non lo vedeva, il bambino stava per cadere, allora mi sono avvicinato e ho detto, signora, attenzione, il bambino ancora cade, no? La signora mi ha guardato e ha detto a me, perché è già caduto? Perché per lei, se io dico ancora cadi, ancora deve cadere, se invece dico cadi ancora, vuol dire che una volta il bambino è caduto. Invece il bambino ancora doveva cadere. Perciò ho detto alla signora, attenzione, ancora cadi. La signora ha detto a me, perché è già caduto? Io dico, no, signora, non è caduto ancora. Perciò sto dicendo ancora cadi, perché ancora deve cadere. E la signora ha detto, vabbè, ma se lei mi sta dicendo ancora cadi, vuol dire che il bambino l'ha visto già cadere. No, ho detto il signore, ho detto ancora cadi perché il bambino stava per cadere, perciò ho detto signora, attenzione al bambino, ancora cadi. Quindi, ha detto la signora, quindi l'ha visto cadere. No, signore, io mo sono arrivato, ho visto che il bambino stava per cadere. Siamo stati mezz'ora a litigare, io con la signora, il bambino nel frattempo ha caduto. E si è sfraganato di capendere, è successo di tutto. Per dire di queste espressioni che noi abbiamo, ancora cadi, vieni a quella parte del letto, il bambino ha preso i capricci, allora miss non si sa, vieni sopra la nonna,
vieni sopra la nonna. Mentre la nonna ha 95 anni. Come si fa a dire vieni sopra la nonna, vieni sopra la nonna? E papà dove sta? No, papà sta dentro la comare. Vabbè che ognuno sa per far su. Ma come il bambino? Il bambino ha preso i capricci, viene dentro la comare. Mia madre l'altro giorno è venuta mia madre con un piatto di delle mozzarelle. Ha detto, Gianni, scusa, secondo te queste mozzarelle fino a domani mantengono? Ma come si fa a tradurre questa cosa che le mozzarelle fino a dopo le ti mangi ancora? E questa espressione, tieni, 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 queste sono le ciliegie da vicino all'albero. Di dove hai chiesto le ciliegie? E Giovanni sta sotto le armi. Giovanni sta sotto le armi. Aspetta, deve stare andando 3 mesi ancora. Tu immagini Giovanni sdraiato a terra, sopra Giovanni. Ah, guarda, peccini! Ehi, la mamma dove sta? Dai con la catena alle gambe al cazzo del bambino che sta là. Che... Questi cornuti. Che però i bambini, non bisogna maltrattarli. Perché fanno parte del pubblico del futuro. Quando tu non ci sarai più, sarò... Io scherzo. No, per dire, diciamo. Andate a dormire, andate. Aspetta, che Monica Dunalina nanno, così se ne vanno a dormire, aspetta. Aspetta, vediamo. Posso prendere la chitarra? Sa, A, I, A, E, I, O, U. Aspetta. Ah, vediamo, aspetta, ho detto corso, che prima non ho detto, me lo dico adesso, avanti in francese vuol dire prendi, è un po' come quando diciamo avanti, allora vai in macchina, tu guidi e sta uno oppresso, mentre stai guidando stai parlando, una signora vecchietta ti attraversa la strada, quella è la prima cosa che dici, oh, avanti a che? Come avanti? Va bene che sta l'assicurazione. Come avanti? Ad ascanzare, non avanti. E ci esprimiamo così. E lo so che ci vuoi fare. Aspetta, che mo. Madonna, ancora a matto. Ancora a matto, madonna. Ancora a matto, per chi va a pescare, sa che ancora a mare vuol dire. Sei morto, ma ci sono la luna. Fatti i cazzi tuoi. Allora, questa canzone è dedicata ai bambini, che io amo molto i bambini. E... Perché una volta mi ritrovai che io dovevo arrangiare con la mamma di questo bambino e c'era questo bambino che piangeva, la mamma se n'era andata e io rimasi solo con questo bambino qua e allora che gridava e piangeva, l'unica soluzione è che mo gli canto una ninna nanna e gli canta questa ninna nanna dedicata al bambino che sta ninna nanna che faceva presso a poco così. Perché io amo molto i bambini. Solo che il bambino non voleva dormire però. E facevo, dormi. Fai la ninna. Fai la nanna. Fai la ninna e fai la nanna bel bambino della mamma. Mamma io se non ci sta. Dorme che mo ti astrafo qua. Tu sei belle, bianche e rosse, dorme che mo di arombo mousse, ci decreta che non usaci, che si fichi a quattro facce, purché tu ti chiami Colino, tu sei figlia una squadrina, che da mamma scellerata, goccia iede ci la vacchiata. Non bettive, stando stive, avanti la bottiglia pive, fai la nanna incantata, che mo vieno quella sfasciata. Fai la nanna pargoletto,
mamma dei sordi in bicicletta, durma che veno un uomo curto, durma mo cacchi. Chiedo scusa, ho dovuto tagliare l'ultima strofa perché siccome chi de murt non si può dire. E allora sono stato costretto, diciamo. Vabbè, questa è una canzone che io feci dedicata a quel bambino in particolare, eccetera. Ma poi di canzoni ne ho fatte tante, ne ho fatte proprio tante. Ho fatto una canzone, però ecco, per esempio, ho fatto una canzone che si chiama ma più che canzone, questa non è una canzone, è uno scioglilingue, proprio in dialetto stretto barese. Però siccome stiamo a Castellaneta e praticamente sì, è in Puglia, però il dialetto cambia. Per esempio a Bari per dire che vuoi si dice ciue. A Castellaneta come si dice? Ciue. C'è uè. C'è uè, no, c'è uè nello Zaire. C'è uè, c'è uè. Ciue, ciue, è più o meno uguale, capito? Però alcune cose cambiano. Allora facciamo una cosa, vi faccio questa canzone che si chiama La zitta scennut, che tradotta dovrebbe essere La sposa scesa. Scesa da dove? Dalla fontana. Che, ecco, scesa vuol dire quando uno fa le cose, che rimane incinta, che se ne scennut, che fa le cose di contrabbando, che avrebbe dovuto fare dopo il matrimonio, invece l'ha fatta prima, è rimasta frecata. Tant'è vero che Lucio Battisti fece una canzone che si chiamava Ancora tu, non dovevamo usarlo più. E quindi, allora facciamo una cosa, perché tutti capiscono, anche perché è un periodo estivo, capisco che c'è qualche italiano, quindi ha il diritto di capire, mo vi faccio una strofa in dialetto e una in italiano, anche se la traduzione fa perdere il sound musicale, capito? Però facciamo lo stesso. Questa canzone che si chiama La zitta scennut, una strofa in dialetto e una in italiano, che fa più o meno così. Mo via dici non fa che va a fare, ma ne che le carani se canti. Da capo. Mo via dici non fa che va a fare, ma ne che le carani se canti. Traduco. Ora vi devo dire un fatto che vi deve fare rimanere con la gola secca. Perde, però va bene lo stesso. Allora, movia di un fatto che va a far manecle che erano seccanti. Traduco. Ora vi devo dire un fatto che vi deve far rimanere con la gola secca. De che tazzi de perfetti che se ne asciutto di notte senza la serna magno fatuette. De che tazzi de perfetti che se ne asciutto di notte senza la serna magno fatuette. Traduco. Di quella sposa di Barivecchio che se n'è andata di notte senza lasciare neanche un fazzoletto. Mo però guattanca io ne potrò spar bambino Pasquale. Mo però guattanca io ne potrò spar bambino Pasquale. Traduco. Ora però il padre che è il nipote di sparmi in petto Pasquale si sta facendo guatta per sapere questo fusco e che se la genotta. Se sta facendo guatta per sapere questo fusco che se la genotta. Traduco. Si sta facendo in quattro per sapere che questo disgraziato che se l'è scappata. Cute disonesta che teneva tutto organizzate. Io cugine di Gerolamo schicchiate. Schicchiate è intraducibile. Allora, cute disonesta che teneva tutto organizzate. Io cugine di Gerolamo schicchiate. Traduco. Quello disonesto che teneva tutto organizzato è il cugino di Girolamo uschicchiato, è il cugino di Girolamo l'inconcludente che veniva prima le chianite senza dire nulla, che vendeva prima le pianelle senza dire niente, nemba quella di carbone, nemba vociuccio ricchione, ricchione internazionale. Non ha bisogno di nessuna traduzione, sai quando ne stondo menz non si capisce. Inda che sacca su una gente che te non si capisceva la dritta, ci si diceva da te, ci si diceva da te, e che nessuno non sa chiave mai.
traduco. Dentro a questa casa il macello che stava non si capiva la dritta, chi se ne andava di qua, chi se ne andava di là, e che nessuno massacchiavi. Ma vedi la pronuncia, non avrei dovuto dire ma, avrei dovuto dire ma. E perché diventi ma, si mette la diesi sopra, scrivi ma, metti la diesi, diventa ma. Va, vatti, 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 va. Quando uno dice vatti, dove? No, no, per dire che vatti, per dire, vatti sta per, stai tranquillo, non ti preoccupare. Invece non dice, vatti, metti che si trova un italiano, vatti, perché me ne devo andare? E ci dice, inda che sa caso, ma c'è che non si capace la dritta, ci si riceve da dove, ci si riceve da te, e che nessuno non sa chi aveva mai. Meno male che a tempo tu ci faccio pronto che ci sto l'ombrillo. Meno male che stava Pietruccio di rimpetto che giustava gli ombrelli, che aggiustò per lo stufato che chissà quattro parole, satta, satta, satta. Per dire, la canzone nasce in dialetto, deve rimanere in dialetto, non si può tradurre. Non si può tradurre. È come se noi andassimo a tradurre una canzone napoletana. Non, perde il sound musicale. Per esempio, se io dovessi tradurre, tu stai fermo. Madonna! La mamma dove sta spezzata da campo? A Milano sta la mamma, a fare che cosa la mamma? Papà sta qua e la mamma a Milano. Povera bu. E il padre quando lo vede, mio figlio, un figlio di zoccola. Per forza. Che poi, ecco, vedi, quando uno dice figlio di zoccola, è positivo. No, figlio di zoccola vuol dire che è un dritto, capito? Invece, scusa, no. Allora, stavo dicendo che la canzone è come se, vedi, canzone, devono rimanere in dialetto. È come se io andassi a fare la traduzione di una canzone napoletana. Tre, che ne so, tipo, scettatevi guaglione, ma la vita... Dovendo tradurre in italiano, come dovrei dire? Svegliatevi ragazzi della criminalità organizzata. Perde il sound musicale, capito? Ma poi di canzoni poi ne ho fatte tante, dedicate alle donne, per esempio. Tanti anni fa c'è questa canzone che facevo così. Cara Pasquina mia, sei la mia vita, che tu non vuoi sapere, ti voglio pezzita. Che cosa deve fare, non so mangiare, che tu mi dici cosa deve fare. Ma tu ti dici cosa fa, levati le mutande, mo esco matto, chi non mi ha mantenuto, mangelo bu. Questa è la canzone di uno che stava a riempire l'acqua alla fontana e non la vedevo perché stava girata. Allora, quando passa che la vidi, signorina, girti a vedere, che faccio, no, mi prende vergogna, e girti, no, 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 finché si girò, come si girò? Che la vidi, dici, madonna, madonna del Carmino, mamma eccettina, e me che non cane muerto una gattina, la 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 la, la 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 lero, la 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 la. Ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere, Saragota il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse, presto questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse proprio morta, e se lo prende in faccia al naso perché era morta Enza. Enza, che cosa hai fatto? Enza, perché sei morta? Enza, tu eri corta. Enza, su dammi adenza. Enza. Questa è una canzone dedicata a mia moglie che è morta.
che mia moglie è morta, e quando è morta io l'ho fatta cremare. L'ho fatta cremare, poi ho chiesto a quello, scusa, quanto costa? Mi ha chiesto 3.000 euro, mocca mamma, ci ho detto. 3.000 euro, e vabbè, come 3.000 euro? È caro, e vabbè, quelli sono, e vabbè, senti, ma per cremare 3.000 euro, senti, ho detto a quello, è parzialmente cremata. Quello mi guardò all'inizio, poi mi chiamò e dice, ma tu ci sta a dire, ma come no, ma? Dai, per avere lo sconto, oppure lo facciamo cremato, però con la capa da fuori, in modo che risparmio quello spazio, diciamo, in un certo senso. Che poi mi sono accorto che mia moglie, secondo me, è morta proprio perché l'ho fatta cremare. Ma ci ho pensato dopo, hai capito? Ma come cazzo è morta che è? Poi ci ho pensato. Vabbè, comunque, sono, e certe volte la morte bisogna prenderla, diciamo, a ridere, fino a che non è a te. Se agli altri, ma quando è a te, no, che c'è? Attenzione, puoi cadere. Mo stiamo parlando di te, ancora cade. Ok, bene, adesso io vi dovrei lasciare perché sinceramente il tempo stringe, la carne urla. Anche perché per il prezzo che avete pagato, c'è cazzo valente. Io scherzo sempre, però a proposito di morti, vi volevo volevo dedicarvi una poesia, ecco, una poesia, perché quello che ci sia. Tutti dobbiamo morire, tutti dobbiamo morire, però nel frattempo, prima che arriviamo a quel momento, cercate di amarvi uno con l'altro, anche voi due, amatevi. Non fa niente che sono passati 30 anni, non faccio nulla, metti un cuscino, un bacio a cuore, però amatevi. Io scherzo sempre, non sempre, spesso, però capace che si monta la capco. E quindi l'amore, perché l'amore è una cosa meravigliosa. Sì, perché con l'amore si possono superare tutti i problemi possibili, immaginiamo. Quando uno è innamorato, ma poi quando uno è innamorato è disposto a dare tutto quello che ha alla persona amata, e se una cosa non ce l'ha, la va a cercare per darla alla persona amata. E io per questa occasione volevo leggervi una poesia che dopo eventualmente, se volete, posso distribuire una copia per uno, in modo che stasera quando andate a casa, o che siano sposati o che sia una coppia di compagni e compagne, cioè, se la può leggere e dedicare alla persona amata, al compagno, alla compagna, il marito, alla moglie. Questa poesia, che addirittura, pensate, il titolo di questa poesia è Io ti amo, che lo dice, la parola stessa lo dice, io ti amo, e la dice lunga. E questa poesia che dice più o meno così, dice io ti, ripeto, perché quando uno ama è disposto a dare, a cercare qualsiasi cosa per darla alla persona amata. E dice così la poesia. Io ti amo. E dice, il titolo è Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, perché non basta mai. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso. E che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo, io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta,
perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, va a fangulo. Capito? Oddio, può essere un invito piacevole, perché diciamo, a secondo dei punti di vista, ecco perché io la volevo dedicare alla cosa. Bene, per me è stato, io a Castellaneta sono venuto diverse volte, quindi sono molto, diciamo, molto legato, diciamo, a questo posto straordinario, anche perché sto qua, che se stavo a un'altra parte dicevo la stessa cosa, ma non è così, non è... Vabbè, questi sono i paradossi che diciamo, usiamo. Comunque stasera mi ha fatto piacere vedere correre tutti questi 16.000 abitanti di questa città, di Castellaneta. Come si chiamano gli abitanti? Quanti sono 16.000 circa? 16 e qualcosa. Ma come si chiamano gli abitanti di Castellaneta? Come si chiamano? No, i nomi. Beh, ehi, grazie a tutti e buona estate per tutti quanti, ok? Signori, Gianni Ciardo! Sulle mani! Faccio da finestra della via, c'è stanno giovani e la catapola, se sta aspettando a casa ne voglia. Ha già saputo che mamma adesso sotto l'uta l'ariello e l'acqua passa, forse luce legata con c'è tessa, ma piglia l'utelare e chi te tessa. Na 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 na, e che stiata ammurriata chi si vuol bene se vonzura. Na 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 na, e che stiata ammurriata chi si vuol bene se vonzura. Bene signori, noi volevamo ringraziarvi tanto per essere stati qui con noi stasera, grazie di cuore, vi diamo appuntamento alla prossima volta, non sappiamo dove, non sappiamo quando, anzi sì, lo sappiamo, perché l'11 agosto saremo ospiti musicali della Sagra da Faranet qui a Castellaneta, e poi chiunque ha voglia di seguirci può farlo sui nostri social. Un grazie a tutti quanti, a tutto lo staff. Un grazie agli operatori dello spettacolo, al service, Ciso Eventi. Un grazie a tutto lo staff dell'associazione, Mirko, Manuela, Noemi, Massimo, i Massimi, Massimo Favale, Massimo Pavoncelli, la Croce Blu. Grazie mille. Inoltre volevo ringraziare ancora, oltre tutti voi, l'amministrazione comunale e tutti i nostri amici sponsor che ci hanno dato una grossa mano stasera. Ciao, grazie.
Pino Nigro, grazie. Ciao. Grazie.